Italia contro Nuova Zelanda, si chiude adesso il primo giro, siamo avanti noi di un decimo, è importante battere la Nuova Zelanda o comunque in ogni caso cercare di stare sotto i migliori tempi per potersi eventualmente giocare il bronzo, ma questo è un quartetto che va molto forte, questo è un quartetto che deve assolutamente puntare a loro e siamo avanti, 241 millesimi dopo 500 metri di pista, a grandi velocità, si corre in quattro, ci si dà il cambio, poi a un certo punto fisiologicamente diciamo così uno dei quattro di questo vagone, che è vero proprio trenino con il quarto vagone, si staccherà, si chiuderà la prova in tre, il tempo viene preso al termine del passaggio del terzo in classifica, adesso passa davanti Pippo Ganna che è il nostro elemento di spicco, che peraltro è anche campione del mondo in carica e detentore del record mondiale. Siamo ancora avanti noi di 123 millesimi, ma la battaglia è assolutamente serrata quando è appena passato un chilometro, 1:00:878 il nostro tempo al chilometro è inferiore peraltro rispetto al tempone fatto segnare dall'Australia, ma i chilometri sono 4 e abbiamo visto in questi giorni insomma che l'andatura può variare e può ballare da un chilometro all'altro. Siamo ancora avanti noi ma di 92 millesimi sta cercando di recuperare da Nuova Zelanda, sarà assolutamente una sfida che si giocherà sul filo dei centesimi, si va oltre i 65 chilometri all'ora, la media è superiore ai 60 all'ora e nei rettilinei si sviluppa veramente una grande velocità, 90 millesimi, siamo attaccati veramente, la Nuova Zelanda non molla, ricordiamo il nostro quartetto con Sonny, Ganna, Lamont e Milan, il quartetto neozelandese Gate, Stewart, Goff e Kirby, sarà una battaglia serratissima, riguadagniamo qualcosa ma questione veramente proprio di millesimi, 108 millesimi che ci proiettano in vantaggio quando siamo a 2 chilometri, la Nuova Zelanda ora però va a corsa e si porta addirittura avanti lei con 15 millesimi, rispondiamo, 85 millesimi al passaggio di 2375 metri, veramente una lotta sul filo dei centimetri, quella che i nostri azzurri stanno facendo, una lotta che può valere la battaglia per la medaglia d'oro e quella d'argento, 61 millesimi a dividere le due compagini a 2,5 km dalla partenza e quindi a 1,5 km dall'arrivo e siamo avanti noi, ora però risponde la Nuova Zelanda e si riporta avanti con 112 millesimi, si stacca il nostro ultimo vagone, dunque restano in tre i nostri, sono in tre da tempo anche i corridori della Nuova Zelanda, sarà un lungo sprint di poco più di 1 km che determinerà il nostro eventuale accesso alla battaglia per la medaglia d'oro, sono avanti i neozelandesi di 295 millesimi, dobbiamo rispondere, ultimo chilometro, anzi ultimi 875 metri per il nostro quartetto, è davanti Pippo Ganna che ora si sposta evidentemente pronto a riprendere il primo posto, lo fa in questo momento ma siamo indietro di mezzo secondo, attenzione stiamo cedendo, la Nuova Zelanda sta accelerando ma si è messo davanti Pippo Ganna, vedremo se riusciremo a rispondere, 286, abbiamo dimezzato lo svantaggio, attenzione, ultimo mezzo chilometro, l'accelerazione di Pippo Ganna, 217 millesimi, sono ancora avanti i neozelandesi ma ce la possiamo giocare, veramente infuocata questa finale, questi ultimi giri, 129 millesimi, mancano 250 metri al traguardo, la Compana che segnala l'ultimo giro, ultimi 250 metri, 63 millesimi ancora da recuperare con Ganna davanti che continua a spingere, Ganna davanti, siamo avanti noi di 13 millesimi, attenzione, siamo proprio alle fasi decisive, e ce la facciamo, contatto di record del mondo, siamo avanti noi, siamo in finale, ci giocheremo la medaglia d'oro, 3:42:307, finale strepitoso di Pippo Ganna che negli ultimi due giri ha tirato la locomotiva azzurra alla media di 64.775 km orari, stabiliamo il nuovo record del mondo, 3:42:307 e per 90 millesimi battiamo la Nuova Zelanda e andremo domani a giocarci la finale per l'oro. Daniele Masala, che emozioni! Mamma mia, meno di un decimo, un recupero fantastico, il massimo del distacco che abbiamo avuto è negativo, quanto è stato? 5 decimi mi sembra, 587, vero? quasi 6 decimi e poi abbiamo vinto per 90 centesimi. Ma li abbiamo recuperati tutti nell'ultimo chilometro, in particolare negli ultimi due giri con Pippo Ganna messo là davanti. Quanto ha ripreso Ganna, Manuel? Ha ripreso 6 decimi di fatto. 5 più 1, certo. Esatto, 587 più 90 ha ripreso 6 decimi, ovviamente la grande bravura anche degli altri nello stare a ruota, perché lo ricordiamo, il tempo non si prende sul primo ma si prende sul terzo, certo. Esatto, ma con Sonny, Lamone e Milan sono stati veramente bravi, Pippo Ganna mattatore ci porta in finale e questa sarà una medaglia sicura, questa è una medaglia sicura che ci giocheremo domani, una nuova medaglia ce la giocheremo con il nostro quartetto maschile per quello che riguarda l'inseguimento a squadre, ciclismo su pista con i fortissimi danesi che però hanno chiuso male con una caduta la loro frazione e dunque li immaginiamo un po' acciaccati, erano più veloci di noi nella loro manche
al terzo chilometro, ma noi nell'ultimo chilometro abbiamo messo davanti Pippo Ganna, che ha tirato il nostro treno andando a garantirci la vittoria contro la Nuova Zelanda e dunque l'accesso alla finale. Come dire, nulla è scontato, i numeri non dicono tutto della nostra prestazione fino al terzo chilometro. Domani la finale per loro sarà tra Italia e Danimarca, Italia che ha fatto segnare il nuovo record del mondo, 3:42 e 307. Pensate, in questi due giorni abbiamo abbassato il nostro limite con questo quartetto di ben 3 secondi e mezzo. Stiamo volando, stiamo bene, ci possiamo giocare l'oro, abbiamo grandi possibilità. Perfetto, ma è tutto pronto, arriva la 30ª medaglia di queste Olimpiadi. Manuel Codignoni, oro o argento, a te la parola. L'Italia in pista. Fra 10 secondi il via della gara più probabilmente importante della giornata. L'Italia prenderà il via nel rettilineo opposto rispetto alla nostra postazione. Sentite forse in sottofondo il conto alla rovescia che dà il via a quella che è la gara più attesa. Partono i danesi, partono gli italiani, gli italiani reduci di record del mondo, 1:42, 307 fatto segnare ieri. Con Sonny, Ganna, Lamon e Milan sono partiti. Siamo indietro di 2 decimi dopo mezzo giro, ma la partenza non è il nostro punto forte, dobbiamo però subito cercare di riportarci avanti. 85 millesimi ancora alle spalle dei danesi, ci siamo, ma la gara è appena partita, sono 4 chilometri ad altissimo tasso di adrenalina e ad altissimo tasso di velocità, visto e considerato che si va ad una media superiore ai 64 chilometri orari, ieri abbiamo addirittura sfiorato i 65. Siamo avanti noi di 3 decimi dopo 500 metri, grande partenza da parte dell'Italia che sta assolutamente facendo molto bene in questa fase. Abbiamo parlato dell'avvicinamento non molto sereno da parte dei danesi, chissà se questo avrà influito anche dal punto di vista psicologico sulla prestazione di Hansen, Larsen, Madsen e Petersen. Madsen che tra l'altro è il concorrente del quartetto danese che ieri ha tamponato Tanfil ed è finito a terra. Siamo ai 1000 metri e siamo avanti noi di 220 millesimi, ma attenzione perché la Danimarca ora ci sembra che abbia accelerato il passo. Ancora 220 millesimi, siamo ancora avanti ma è ancora lunghissimo, ancora lunghissimo. Appena 1:12 di gara per il nostro quartetto che sta allungando però, i 1250 metri, il vantaggio è cresciuto a 365 millesimi. Dobbiamo tenere questo ritmo, dobbiamo cercare di tenere questo ritmo e di portare questo ritmo fino al finale, dove potremo poi sprigionare la grande cavalleria di Pippo Ganna che ci potrà dare quel boost in più per gli ultimi decisivi metri. Siamo ancora avanti noi ai 1500 metri, 290 millesimi di vantaggio. La Danimarca però accorcia in questo giro, 127, si stanno facendo sotto i danesi, un quartetto giovane, un quartetto che deteneva il record del mondo prima di queste Olimpiadi, questo velocissimo velodromo di Izu. Il record del mondo è crollato più e più volte. Abbiamo adesso davanti Ganna ai 2000 metri, vediamo il rilevamento cronometrico dopo 2 chilometri, siamo ancora avanti noi di 142 millesimi, sarà veramente tiratissima, sarà veramente una finale che ci giocheremo sul filo dei millesimi, sul filo dei centesimi. Ancora Italia avanti, 104 millesimi, si sta per chiudere un altro giro, abbiamo già passato metà gara, stanno arrivando i danesi, 31 millesimi appena da recuperare per il quartetto danese. Dobbiamo dare il massimo, dobbiamo dare il massimo, ci hanno superato in questa fase i danesi, sono avanti loro 74 millesimi, ma è ancora tiratissima, nulla è ancora perduto. 176 millesimi, aumenta il vantaggio dei danesi, attenzione, siamo ai 2500 metri, la Danimarca sta accelerando, la Danimarca sta accelerando e saranno tutto, si stacca Francesco Lamon, esaurito il suo compito, si stacca anche il quarto elemento del quartetto danese, ora è un 3 contro 3, un 3 contro 3 ad altissima velocità. Danimarca avanti di 8 decimi, la Danimarca ha veramente messo il turbo, si mette male, ma 8 dobbiamo... decimi sono tantissimi. 8 decimi sono tantissimi, dobbiamo sperare in Pippo Ganna che ci possa dare uno sprint eccezionale nell'ultimo chilometro, ma resistono i danesi e resistono con questo vantaggio, 831, identico al millesimo il vantaggio dei danesi nel corso di quest'ultimo giro, ma nulla è ancora perduto. 3250 metri, 714 millesimi, recuperiamo un decimo, c'è Ganna davanti, ora deve fare un numero simile a quello di ieri, 629, cala il vantaggio dei danesi, attenzione, attenzione, ci serve un miracolo da parte di Pippo Ganna. Ai 3500 metri, 493, ancora tanto, perché recuperare mezzo secondo in 500 metri è difficilissimo, ma stiamo accorciando. 387 millesimi, attenzione, ultimo giro, la campana, ci giochiamo tutti in quest'ultimo giro. 285, ce la possiamo ancora fare, ma ci serve veramente un miracolo. 55 millesimi, attenzione, ultima metà giro, Italia o Danimarca. Ce la facciamo, è medaglia d'oro per l'Italia.
medaglia d'oro per l'Italia con l'inseguimento a squadre, un oro che mancava nel nostro inseguimento a squadre dalle Olimpiadi di Roma 1960. Allora il capolavoro lo fecero Vigna, Arienti, Testa e Vallotto, quest'oggi questi quattro ragazzi straordinari, Ganna, Lamon, Milan e Consonni. C'è anche il nuovo record del mondo, 1:42 e 0:32, abbassiamo ulteriormente il limite di quasi 3 decimi, ma quello che conta è che siamo medaglia d'oro. La medaglia numero 30 è un altro oro, un capolavoro di strategia, un capolavoro di muscoli, un capolavoro di carattere, ma un capolavoro anche di testa. Abbiamo recuperato praticamente nell'ultimo mezzo giro, all'inizio dell'ultimo giro eravamo indietro, nell'ultimo mezzo giro è il capolavoro, un capolavoro firmato Consonni, Lamon, Milan, ma soprattutto Pippo Ganna. Piange Simone Consonni, è commosso, sono tutti quanti commossi. Questo è un oro storico, questo è un oro importantissimo che va a fare il paio con l'oro dell'Omnium di Elia Viviani alle Olimpiadi di Rio 2016. Questo però è anche il trionfo della squadra, il trionfo di una squadra che ci ha creduto sin da ieri e con un recupero incredibile è riuscita a conquistare una medaglia d'oro bellissima qui al Velodromo di Izzo. Daniele Masala, che gara! Che gara, guarda, veramente incredibile, entusiasmante, fortissimi ragazzi. Sei riuscito a capire chi ha fatto gli ultimi due giri? Era Pippo? Era Pippo Ganna? Pippo Ganna, una vera locomotiva umana, veramente ha tirato fuori, ha abbassato quasi 9 decimi, erano in svantaggio di 8, no? 8 decimi a un certo punto. Sì, erano all'ultimo chilometro, avevano quasi 8 decimi di vantaggio, ma quello che più conta è che all'ultimo giro avevano ancora 2 decimi di vantaggio, all'ultimo mezzo giro erano ancora avanti loro. Sì, noi praticamente li abbiamo passati, sarebbe veramente bellissimo poter fare una comparazione come nei videogame con il Ghost Opponent per vedere dove li abbiamo superati. Secondo me li abbiamo passati veramente 4-5 metri prima della linea del traguardo. Il rally che adesso ci mostra proprio l'ultima parte di gara con Pippo Ganna che si volta a guardare i suoi compagni mentre taglia la linea del traguardo. Lui era spostato sulla destra, si volta verso sinistra quasi a voler verificare che ci fossero tutti, che fossero tutti quanti con lui, che tutti quanti l'avessero seguito, l'hanno seguito. È difficilissimo stare a ruota di un fenomeno come Pippo Ganna, ce l'hanno fatta, è oro mondiale. Esultano anche le nostre ragazze, tra l'altro esultano le nostre ragazze in tribuna che si sono gustate la gara. È stato un oro veramente bellissimo, un oro meraviglioso, un oro di squadra, un oro che è il frutto anche insomma diciamo del lavoro di ricostruzione che è stato fatto sul settore pista negli ultimi 10 anni, e questo è proprio il coronamento di un lavoro, il coronamento di un sogno. Ganna si è ripreso quello che si è perso nella cronometro, direi, con gli interessi, no? Assolutamente. Poi assolutamente. Torneremo da te tra pochissimo, adesso insomma dobbiamo metabolizzare questa straordinaria emozione, la sesta medaglia d'oro, la 30ª complessiva per la spedizione azzurra. La penna del professor Masala è già pronta per aggiornare dalla parte giusta, insomma da quella che preferiamo, il nostro elenco di medaglie. E allora, straordinari Ganna, Consonni, Lamon e Milan, 171 millesimi, come ci diceva Codignoni. Questo alla fine è il divario nei confronti della Danimarca che ci ha permesso di portare a casa questa medaglia d'oro. C'è anche il presidente Malagolo, vediamo dei nostri monitor, ad abbracciare gli azzurri del quartetto dell'inseguimento a squadre maschile, pallanuoto maschile Settebello, Carlo Verna. Tra l'altro vi dico una curiosità, mentre terminava il bellissimo racconto di Manuel Codignoni con lo splendido oro per l'Italia del ciclismo, qui risuonava in presentazione l'inno di Mameli. Manuel Codignoni, un flash con te naturalmente d'obbligo, l'atmosfera, le sensazioni, diceva Verna, c'era l'esecuzione dell'inno di Mameli in vasca proprio mentre Ganna ultimava un capolavoro però costruito anche con Consonni, Lamon e Milan, praticamente un presagio dei migliori per gli azzurri, Manuel. Sì, diciamo che ha portato bene l'esecuzione di quell'inno di Mameli che fra poco andremo tra l'altro ad ascoltare perché ci sarà la cerimonia non tanto tardi, fra qualche minuto, da protocollo alle 11:40 ora italiana. Vedremo se sarà rispettato oppure se ci sarà uno slittamento di qualche tipo. C'è tanta emozione, c'è tanta commozione. Abbiamo visto gli azzurri in lacrime, abbiamo visto in lacrime Consonni, Lamone, Milan, quasi più distaccato Pippo Ganna, che però insomma lo conosciamo bene, è uno che raramente lascia trasparire le proprie emozioni. Lui ha sempre quel sorrisino un po' divertito di chissà di averla combinata grossa, e insomma, che tra l'altro si sposa anche male con il suo fisico da corazziere perché ha la faccia un po' da ragazzino, ma è un Marcantonio, ve lo possiamo assicurare, insomma, notevolissimo. Quando ha tagliato il traguardo, quando si è reso conto di aver vinto, si è fermato ovviamente con i suoi tempi perché queste bici, come si diceva Daniele Masala, non hanno i freni. Poi ha preso la bici e l'ha mostrata al mondo intero, come dire: siamo i più forti, abbiamo vinto noi, siamo stati veramente i più bravi, i più forti, ma anche i più bravi. Mi piace sottolineare questo perché forse tecnicamente la Danimarca aveva qualcosa in più, ma la nostra gestione tattica della corsa è stata assolutamente meravigliosa perché li abbiamo
siamo innervositi, diciamo, nel momento in cui dopo il secondo chilometro eravamo comunque alle loro ruota e non avevano preso un grosso distacco. A quel punto, dal secondo al terzo chilometro, loro hanno dato il massimo, sono passati al loro vantaggio massimo di 8 decimi, e questo è stata una sorta di overdrive, un fuorigiri che poi hanno pagato nel finale, quando noi invece il nostro fuorigiri l'abbiamo fatto con Pippo Ganna là davanti, bravissimi, lo ribadiamo ancora una volta, anche con Sonny e Milan a stare attaccati alla ruota di Pippo Ganna. La Monna si era già staccato in precedenza, il suo compito è quello di guidare la partenza e lo ha fatto perfettamente anche quest'oggi, quindi diciamo cuore, muscoli e cervello non necessariamente in quest'ordine, però passatecelo. Perfetto, perfetto Codignoni, andiamo da Manuel Codignoni, perché sul gradino più alto del podio ci sono 4 azzurri d'oro, quello del ciclismo su pista in seguimento a squadre. Manuel, e mi dai la linea proprio nel momento in cui parte l'esecuzione dell'inno nazionale, l'inno nazionale italiano annunciato in 3 lingue, in francese, la lingua delle Olimpiadi, in inglese e in giapponese. Sul primo gradino del podio con Sonny, Ganna, Lamon e Milan hanno già le medaglie al collo, mano sul cuore per i nostri 4 azzurri, tutto è pronto per l'esecuzione dell'inno che vi farei ascoltare. Forse cantare addirittura dalle tribune i tecnici e gli addetti ai lavori l'inno di Mameli per la vittoria nell'inseguimento a squadre dell'Italia nel ciclismo su pista. C'è tanta commozione, Simone Consonni ancora quasi lacrime, canta Francesco Lamon, Jonathan Milan anche lui canta, molto sorridente invece Pippo Ganna, che ci sembra il più disincantato dei 4, ma l'emozione è assolutamente forte, tutti e 4 lo ribadiamo con la mano sul cuore per l'inno di Mameli, ancora le nostre note nel nostro bellissimo inno al velodromo di Izzo. Abbiamo vinto la medaglia d'oro, abbiamo vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento su pista a squadre maschile, una medaglia d'oro che ci mancava da Roma 1960, l'impresa di Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, che hanno battuto in finale i fortissimi danesi con tanto di nuovo record del mondo, 3:42 e 0:32, un'impresa meravigliosa, la medaglia numero 30 per l'Italia, la 6ª medaglia d'oro se non vado errato, ed ora i nostri azzurri sul gradino più alto del podio posano per le foto di rito. Giornata bellissima qui al velodromo di Izzo. Grazie Codignoni, e noi ve l'abbiamo raccontata su Rai Radio 1 minuto per minuto secondo tradizione con il nostro Manuel Codignoni, che ringraziamo.